Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'approfondimento, una trasmissione che rientra all'interno di un più ampio progetto dedicato alla piccola impresa e appunto si vuole amplificare quella che è il commercio in tutte le sue sfaccettature. E oggi siamo qui nella sede di Confartigianato di Taranto proprio per affrontare le problematiche ma anche le soluzioni e i progetti che riguardano il commercio del capoluogo ionico. Sono in compagnia di Fabio Paolillo, appunto segretario provinciale di Confartigianato di Taranto, e con il signor Domenico Votano, presidente provinciale di ADOC, ossia l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Benvenuti innanzitutto, grazie per aver accettato l'invito. Oggi il tema della nostra trasmissione sarà: il commercio è l'anima di una città. E a Taranto, per Taranto, possiamo dire la stessa cosa? Quindi inizierei con il signor Votano, ecco. Quali sono le problematiche appunto che riguardano il commercio tarantino e quali potrebbero essere anche le soluzioni, sia da un punto di vista dei commercianti ma anche dei consumatori? Allora, problematiche. Da come la pensiamo noi, e la vediamo noi, non dico le soluzioni, ma avere una città a misura di cittadino può portare poi a relazionare meglio e a vivere meglio in una città che ha altezza del cittadino. Logico che ne va anche a vantaggio il commercio, le piccole imprese. Una città ricettiva agevola la piccola impresa, il commercio, ma lo stesso cittadino. Investire nella città, essere ricettiva, fare entrare persone, vediamo saltuariamente anche il traghetto, la nave da crociera, però deve essere una città invitante, non deve far fuggire le persone, non deve far andare via il cittadino tarantino, ed essere invitante ed essere attrattiva non solo per una breve sosta, ma essere attrattiva nel tempo. Potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio il fatto di avere turisti e di non essere attrezzati o di non avere le strutture. Una cattiva pubblicità si potrebbe anche fare. E avere la struttura momentanea è un flash, perché poi se andiamo a vedere bene la viabilità, la stessa ricettività si limita. Se è un flash a poche ore va bene, ma se per lungo termine è la stessa viabilità, ma anche la stessa ricettività della città, per come io la vivo, perché sono cittadino di Taranto, non è un bel vedere in alcune situazioni, perché se vogliamo infiocchettarla al momento e mettere la polvere sotto lo zerbino va bene solo per le 7 ore. Perché lavorare a lungo termine non è mettere la polvere sotto lo zerbino. Quindi lei dice c'è come bisogno di un lavoro importante. Sì. Passiamo invece al signor Paolillo, appunto segretario provinciale di Confartigianato. Abbiamo ascoltato, più tardi vedremo anche le interviste di alcuni commercianti che sono i protagonisti attivi di questa situazione. Hanno ravvisato le problematiche relative alla loro imprenditoria, piccola che sia, comunque importantissima per una città, in 3 punti fondamentali, quali sono i parcheggi, il caro prezzi se vogliamo estendere le problematiche a livello nazionale, e anche una mancanza di organizzazione per quanto riguarda le strade del commercio. Sì, tanto è una città, a nostro parere, che da 20-25 anni non ha più un'anima, non ha più l'anima. Ce la ricordiamo tutti perché ormai siamo grandi, almeno io e Domenico, insomma, abbiamo vissuto gli anni 80, abbiamo vissuto gli anni 90 e verso la fine degli anni 90 si è cominciato a capire che qualcosa non stava funzionando. Non si è posto rimedio, si è sempre rimandato e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo in una società che non vive più la sua città. Vivere la città vuol dire servirsi, viverla non solo nel passeggio, ma servirsi anche dei negozi di vicinato, intraprendere delle relazioni, cioè anche il solo poter chiedere al tuo macellaio come poter
cuocere o quale carne prendere, queste cose non le vediamo più. Oggi le strade sono piuttosto buie, sono sporche, sono non gestite, non organizzate. La colpa di chi è? La colpa non è certo del commissario, la colpa non è solo della politica, la colpa è di tutti noi, associazioni comprese. Forse non abbiamo svolto bene il nostro lavoro. Sta di fatto che Taranto è una città completamente avulsa da gravi e grandi problemi, che è trascinata alla promessa del primo che passa, o parlo di politica anche a livello nazionale. Però di fatti ne se ne stanno vedendo ben pochi, ci sono dei progetti a lungo raggio. La paura è che la lunghezza di questo raggio sia talmente troppo elevata che poi alla fine, quando arriveranno quei progetti, non ci sarà più il tessuto economico che possa gestirli. Quindi i problemi che avete citato, i parcheggi, i problemi dei tributi, la scarsa organizzazione, la mancanza di posti letto, cioè, sono tutte cose che noi sentiamo dire, non è oggi, non è neanche l'altro ieri o 2 anni fa, è una cosa che viene da lontano. In altre città che noi frequentiamo o che abbiamo le sedi, che nelle nostre relazioni all'interno di Confartigianato, insomma, ci si parla, hanno trovato le soluzioni, le hanno quantomeno sperimentate e realizzate. Noi non siamo stati capaci di fare un silos a Taranto, un silos. Un silos. Abbiamo speso progettazioni, anche se non è che sono stati soldi buttati, però abbiamo fatto progettazioni per tante cose, non abbiamo realizzato un silos perché ci siamo intestarditi a far gestire quel posto auto interessato da tre entità, che è il residente, l'avventura e il commerciante dipendente, tutti e tre su quel posto auto. Abbiamo cercato di farli spostare, la desistenza, quando invece servono tre posti auto, non uno, ne servono tre, perché devi servire il commerciante o l'avventore e il residente. Come lo si fa? Come hanno risolto da tre parti? Con un silos. Una città come Taranto non ha un silos, è il colmo. Con chi parli a livello nazionale, anche regionale, non c'è un silos, è il colmo. A Lecce un mese fa hanno inaugurato addirittura un parcheggio sotterraneo, ci hanno impiegato anni per farlo, lo hanno comunque inaugurato in centro, che sembrerebbe aver risolto la situazione parcheggi, per dire, questo è il male nostro. E quindi non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto, ce lo dobbiamo dire, dobbiamo aiutare la politica deve farsi aiutare, dobbiamo partecipare e risolvere definitivamente una volta per tutti i nostri problemi. Quindi prima di vedere il contributo che alcuni dei commercianti di Taranto ci hanno voluto rilasciare gentilmente con le loro interviste, vorrei fare ancora una domanda al signor Votano. Per quanto riguarda la sicurezza, anche quindi la difesa, come dicevamo appunto, del consumatore, una strada dove un esercizio commerciale è aperto e illuminato costituisce anche una sicurezza per il consumatore e per un passante. Cioè, avere le saracinesche abbassate, le luci spente per una via di Taranto vuol dire veramente fargli perdere l'anima. Parlo come cittadino, sì, al di là di una rappresentanza, certo, di tanti cittadini, di tanti consumatori. Le città sono solo illuminate, e anche bene, dalle piccole imprese, dai commercianti. Dalle insegne. Stanno diminuendo perché le tasse sono anche enormi per i commercianti e per le piccole imprese. Infatti. Sono illuminate, ma volete tenere presente delle vie abbandonate come via Anfiteatro, Tuie, o ultimamente stanno nascendo dei piccoli bazar etnici? Voglio anche capire come possono essere gestiti con multivendite particolari. C'è chi dice meno male. Penso un po'. C'è chi dice meno male. E c'è chi dice meno male. Loro. Almeno ci sono. Scusami, loro se... che spero che investino e mantengano gli affitti o quant'altro, che non spariscano, non le lasciano pitoni, ma di là comunque possono anche essere gli indigeni locali a fare questo. Però vedere le strade illuminate invece buie porta una tristezza. Vedere le strade illuminate, e poi io vado subito direttamente, vedere le strade invece squassate, proprio
proprio come se fossero state, usare il termine bombardate no, perché non è il caso, magari è il caso, sì. Ma comunque vedere le strade dove ci hanno fatto dei lavori, ci hanno passato la fibra, ci è passato l'acquedotto, vederli abbandonati così, dove è proprio umiliante. È umiliante per un cittadino, umiliante per un cittadino tarantino vederla anche in quella maniera. La domanda che fa un cittadino, mi pongo io come cittadino, ma chi controlla? Chi deve controllare? Io come associazione o come associazione non devo poi avvisare il comune e gli enti preposti che c'è questo degrado in città. Ben vengono, meno male che c'è l'insegna del commerciante che mi fa vedere che c'è una buca, che c'è uno squascio totale delle strade, che però si assommano a un degrado ventennale di mancanza di controlli. Io parlo solo di mancanza di controlli, perché se io a casa mia, parlo sempre di casa mia, raffronto, mi accorgo che c'è un pericolo, io evito che pericolo, ci metto una toppa, vado ad aggiustare il termine più basso che si può usare, ma lasciarlo lì per anni, qua si parla di decenni, di ventenni, proprio di desolazione assoluta, di mancanza dell'amministrazione del territorio. No, siamo in una fase politica, non si deve parlare, ma parliamo di anni di assenza completa e parlo di anni di segnalazione da parte di un'associazione, di più associazioni, di chiedere intervento con PEC. E gli ultimi 20 anni, parliamo oltre 15 anni, non sono neanche state sentite le associazioni dei consumatori, quando per legge devono essere sentite. Quindi, cari amministratori, fate più controlli e sentite le associazioni dei consumatori, sentitele, perché forse vi svegliano un po' nel vostro torpore, perché farsi belli solo a una inaugurazione, bisogna farsi belli anche davanti a un disastro, a un disagio sociale che è evidente. Non nascondiamo la polvere sotto lo zebbino, lo dico e lo confermo. Solo la nave da crociera non basta per Taranto, bisogna servire i cittadini, bisogna aiutare i cittadini di Taranto. Prima Taranto, facciamo bella Taranto e poi passiamo oltre. E non parliamo poi delle isole amministrative. Le isole amministrative è una cosa assoluta, non c'è acqua, non c'è fogna e non ci sono luci. È stato abbastanza esaustivo. Allora io, se la regia è d'accordo, manderei il contributo dei commercianti che ci hanno rilasciato le loro dichiarazioni, poi ritornerò in studio per concludere con il giudizio e il parere dei nostri ospiti. Sono in compagnia di Ivan Cesareo, proprietario di un esercizio commerciale, un noto bar ubicato qui in via Liguria, il caffè nello specifico. Prima di tutto benvenuto. E siamo qui appunto per andare un po' ad indagare su quella che è la situazione del commercio a Taranto. Si dice che il commercio è l'anima di una città, quindi cosa possiamo dire? Taranto è senza anima, il commercio di Taranto come va? Dovrebbe essere l'anima della città. Il commercio a Taranto è molto altalenante per tanti motivi. Il principale secondo me in questo momento è il caro prezzi, che ha colpito un po' tutte le famiglie tarantine. Già c'era una situazione economica non eccellente, quindi il peso della bolletta aumentata, che è andata a influire comunque sullo stipendio medio delle famiglie, di conseguenza anche sullo shopping, su quello che era quello che si potevano permettere di spendere, ecco, quindi vanno ad evitare, chiamiamoli sprechi o il di più. Poi ci sono tante cose che dovrebbero essere migliorate, soprattutto la situazione parcheggi, magari via Liguria, ma soprattutto la zona del centro, del borgo, che è penoso a livello di parcheggi, e serve una programmazione. Serve una programmazione dove bisogna motivare anche le persone a venire non solo in centro ma anche nei quartieri, perché in centro per forza di cose, bene o male, ci sono delle manifestazioni importanti, tipo finalmente quest'anno i riti della Settimana Santa, che perlomeno ti fanno dare un sospiro di sollievo, no? A livello commerciale. Invece qui in periferia, se periferia la vogliamo chiamare, perché poi via Liguria è sempre stato il secondo centro della città, si è un po' dimenticata, ecco, di via Liguria. Prima c'erano degli eventi importanti che venivano fatti in questa via, che non è che portavano chissà che cosa a livello commerciale, però perlomeno era un qualcosa che risuonava nella testa delle persone, cioè si iniziava a parlare di via Liguria anche dopo l'evento, ed era importante, cioè a livello commerciale è importante, anche perché se si organizza un evento dove ci sono 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 persone che passano,
quella comunque è tutta pubblicità, non è detto che se ci sono 10.000 persone, 10.000 persone entrano nelle attività, però perlomeno 10.000 persone hanno visto un'insegna, hanno visto una vetrina, hanno visto qualcosa di diverso rispetto al loro... Sì. Quindi la soluzione da dove dovrebbe arrivare secondo te? Dalle istituzioni più strettamente comunali? Ecco, dove si potrebbe trovare la soluzione a questo problema? Parlare di un'istituzione comunale in questo momento è un po' difficile, perché la situazione la conosciamo un po' tutti quanti. Io penso che attualmente l'aiuto deve partire dall'alto, perché ritornando al discorso di prima del caro bolletta che ha toccato tutti quanti, sia noi commercianti che le famiglie, cioè non è il Comune di Taranto che deve intervenire su questa cosa, ma è lo Stato, che ancora aiuti non se ne vedono. Quindi nel momento in cui una famiglia si trova a pagare il doppio di gas o il doppio di luce, cioè quei soldi che sta uscendo per pagare la bolletta da qualche parte poi li deve andare a... Quindi spende meno? Quindi spende meno, sì. Perfetto, grazie mille. Ci siamo spostati in via Cesare Battisti e abbiamo raggiunto l'esercizio commerciale di Lucia Troia Incantesimi, che si occupa appunto della vendita di bomboniere e articoli da regalo, un'attività che ormai va avanti da più di 10 anni, per questo ci siamo rivolti a Lucia anche per chiedere quali sono le problematiche che purtroppo in queste ultime settimane attanagliano i commercianti tarantini. Sì, l'attività è stata aperta 12 anni fa e effettivamente negli ultimi anni, soprattutto questi ultimi 3 anni, non è stato facile affrontare le varie difficoltà che sappiamo tutti. Non è facile il commercio sicuramente, però ovviamente negli ultimi periodi è stato ancora più difficile, soprattutto per il nostro settore, perché noi ci occupiamo proprio di eventi, quindi con pandemia e tutto quanto è stato bloccato un po', però io ho trovato una soluzione tramite anche un sito web. Noi abbiamo aperto qualche anno fa questo sito web ed è andato per la maggiore negli ultimi periodi, proprio quando non si poteva acquistare nei negozi, e quindi abbiamo sfruttato al massimo i social e il nostro sito, e abbiamo anche un'app sul cellulare che si può scaricare, si può tranquillamente acquistare sia dall'app che tramite sito web. Diciamo che grazie alla vendita online l'attività grazie a questo è sopravvissuta in questo ultimo periodo, che non è stato assolutamente semplicissimo. Intravedi delle soluzioni? Secondo te da dove potrebbe arrivare la soluzione? Sicuramente da una pubblicità più allargata, soprattutto anche grazie, veramente i social aiutano tanto, lo so che non è, però aiutano molto i social, e sicuramente anche grazie al passaparola, oltre comunque all'online, c'è anche la soluzione, no, di un cliente soddisfatto che comunque continua ad acquistare sia in negozio che sul sito web. Siamo rientrati in studio, quindi allora sono state abbastanza esaustive le interviste dei nostri commercianti. Le problematiche sono sempre le stesse: parcheggi a pagamento, pochi soldi nel portafogli, lasciatemi passare questa affermazione, e poi anche l'introduzione dei social e del web. Quindi passiamo da Fabio Paolillo, vediamo un po' qual è il suo giudizio. Hanno ragione gli artigiani, hanno ragione i commercianti. Non ci dimentichiamo che c'è stata una pandemia che ha contribuito in tutto il mondo, no, a diminuire gli incassi, a rendere più difficile la vita di tutti. A Taranto si sono acuiti i problemi già propri, no? Una città che già viveva di problemi ormai atavici di 20, 25 anni, 30 anni, la pandemia ha dato un bel colpo. Dobbiamo cercare di portare i consumatori nei negozi di vicinato, nelle strade, consumare nelle strade. Purtroppo l'e-commerce e la grande distribuzione e soprattutto la mancanza di una predisposizione mentale ormai del consumatore di scendere sotto casa, perché non lo vede proprio più il negozio sotto casa, ha l'idea che se devo
andarmi a prendere la maglietta, o la compro online, o prendo un attimo la macchina, tanto la parcheggio facilmente nei centri commerciali. Cioè, quindi non viene più visto, magari quella maglietta ce l'hai sotto casa e costava di meno, non te ne sei accorto, questo è il problema, e questo vale anche per diverse produzioni artigianali, ormai è così. Cosa si può fare, cosa si deve fare? Si deve fare insieme, dobbiamo abituare questa città a condividere le opinioni, a condividere i progetti. Ci sono le associazioni di categoria che hanno le potenzialità per dare il loro contributo, la politica deve darsi una mossa, non deve vivere di una luce autoriflessa, nel senso che non deve autoincensirsi dalla mattina alla sera, perché il Taranto è in questa situazione. Non do la colpa a nessuno, perché la ripeto, la colpa è di tutti noi, anche di chi insomma l'ha amministrata tanti anni fa, che non ha avuto una lungimiranza nella programmazione. Però questo, cioè, non c'è più tempo, perché le imprese già in questi giorni, questo per molti è l'anno della decisione, e i tributi sono molto alti. Noi abbiamo fatto stamattina un incontro dopo non so quanti anni, abbiamo avuto il piacere di incontrare il settore tributi, il dirigente del settore tributi del Comune di Taranto, persona che ci ha ascoltato e ci ha fatto piacere. Non capiamo perché questo non è accaduto quando ci sono state le amministrazioni in carica, è accaduto quando c'è stato il commissario, questo è un fatto, quindi lo dobbiamo dire, persona che ci ha ascoltato e ci continuerà ad ascoltare, poi vedremo i fatti, ma la gente ha bisogno di, gli imprenditori hanno bisogno di segnali in prospettiva, ma segnali anche per domani. Cosa devono fare? Devono continuare a reagire, abbiamo sentito cosa hanno detto i nostri, una piccola rappresentativa di Via Liguria, di Cesare Battisti e altro. Cioè, abbiamo visto che cosa, quali sono le difficoltà, e soprattutto c'è, io almeno ho percepito, la voglia di lottare, perché questa è gente che ha la serranda ancora aperta rispetto a chi purtroppo l'ha mollata, e quella serranda è rimasta chiusa, non si è riaperta, e le serrande che si stanno riaprendo non sono tarantine, non sono imprenditori tarantini, e questo è un altro segnale. Ci dobbiamo svegliare, noi dobbiamo essere capaci di autogestirci questa città, come sta avvenendo in tutto il resto d'Italia. Basta vedere cosa stanno facendo a Matera, poi basta vedere cosa stanno facendo a Bari. Signori, dobbiamo darci da fare, non c'è più tempo, mettiamoci tutti insieme, ognuno abbassi un po' la cresta, compreso a partire da noi, mettiamoci, rimbocchiamoci le maniche e pedaliamo. Non c'è più tempo, perché il tessuto economico si è ormai sgretolato, sta andando avanti ancora chi ha un po' di risparmi, quindi hanno messo mani agli risparmi. Questa è una cosa molto seria, ricordiamoci che il lavoratore autonomo è diverso dal dipendente, no? Che ha alcune tutele che il lavoratore non ha, e quindi noi ci dobbiamo preoccupare anche di questo. 1000 imprese rappresentano 3000 posti di lavoro, per capirci, non è uno scherzo. Andiamo in conclusione con Domenico Votano, quali sono le sue considerazioni riguardo le parole dei commercianti? In questo momento abbiamo anche in caro energia, e quando arriva una bolletta da 500-600 euro riesce a rateizzarla, ma anche un dipendente quelle 500-600 euro non ne andrà certamente a spendere ad altre parti, quindi pensa più al caro energia, elettricità e gas. Quindi se ne risente sempre di più anche il commercio. Tornando invece alla nostra città, a risposta al post pandemia, a risposta di un momento non bello, ci mettono anche il parcheggio nelle ore pomeridiane, la tassazione quando le persone stanno a casa dalle 13:30 in poi. Questa è una genialata che come associazione dei consumatori non è scesa giù, abbiamo chiesto che possa essere assolutamente tolta. È una tassa, non serve a far girare la macchina, non serve al commerciante, non serve al cittadino, serve solo a uscire soldi in questo momento assolutamente non giusto. Una genialata. Chi ha fatto questa genialata se lo ricorda, come associazioni dei consumatori ce lo ricorderemo. Niente, un augurio che si possa migliorare
nel dare più servizi alla città, migliorare la viabilità, migliorare tutto in questa cittadinità, migliorare ciò che negli anni non è stato fatto, può solo portare giovamento a cittadini residenti e a chi vuole venire a vedere questa bellissima città, e sarà comunque una ricaduta. Non è un bel periodo, però bisogna avere la forza di fare cose giuste e non solo cose campate in aria, ripeto, campate in aria. Io ringrazio i nostri ospiti e colgo l'occasione per darvi appuntamento alle prossime puntate che potrete visionare sulla pagina Facebook ConfaTV oppure sulla social web appunto ConfaTV, canale fatto esplicitamente da Confartigianato. Noi ci proporremo di seguire passo passo lo svolgimento di queste vicende che riguardano anche la piccola imprenditoria e quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata.